Bene ragazzi, sono Fede, benvenuti nell'Accademia. Oggi parliamo dei personaggi dell'anime Dragon Ball Super, che sono più forti di Goku. Allora, sappiamo benissimo che Goku, il suo percorso di crescita è incontrare sempre personaggi più forti per diventare più forte. Quindi ci mancherebbe che non ci sono personaggi così potenti, ecco, a livello quasi divino, perché Dragon Ball Super ci ha fatto scavallare un pochino il livello di potenza. Ormai parliamo di livelli di divinità. Infatti, se questo video ti piace, metti mi piace, iscriviti al canale e commenta. Fa girare anche un pochetto questo video tra i tuoi amici. Chi è il personaggio più forte? Chi sono quelli che mi sono dimenticato? Scrivilo nei commenti, fallo scrivere anche ai tuoi amici. Il primo personaggio che mi viene in mente che è il più forte di Goku è Bills. È chiaramente più forte, il dio della distruzione. All'inizio, quando si incontrano, Goku Super Saiyan 3, che era fondamentalmente un livello spropositato di potenza per il tempo, viene fermato da un dito di Bills. E ancora gli tiene abbastanza testa per una buona parte di Dragon Ball Super. Quindi è veramente un personaggio niente male. E è effettivamente anche il dio della distruzione. Alziamo le mani per Bills, possente gattone. Se parliamo di Bills, comunque, poi non possiamo parlare di Whis, che comunque sia è anche un pizzichino più forte del nostro amato dio della distruzione e di Goku di conseguenza. Whis è un angelo e gli angeli hanno un livello di potenza sproporzionato. Ecco, non mi metterò a elencarli tutti, che sono chiaramente più forti di Goku, ma ve ne dico qualcuno. Ecco, Whis è il primo che mi viene in mente perché è il più vicino, il relativo più vicino a Goku nell'anime di Dragon Ball Super. Whis è talmente potente che può farsi un pochino i fatti suoi anche se ci sono dei problemi piuttosto seri nell'universo gestito poi da Bills. Non interviene perché gli angeli sono neutrali, però si sa perfettamente che il loro livello di potere eccede anche di un bel popolo degli dei della distruzione, di conseguenza anche i campioni proprio degli universi vengono oscurati un pochino dal loro potere, dal potere proprio degli angeli. E infatti anche Whis, che comunque sia con il suo duro allenamento, spinge Vegeta e poi anche Goku a raggiungere dei livelli inimmaginabili di potenza. Secondo me ancora ben lontani dalla potenza effettiva di Whis stesso. Un'altra bella apparizione in questa lista è Trunks del futuro. Quando arriva, combatte con Zamasu, che comunque sia ha messo in scacco Vegeta, cioè la fusione fra Goku e Vegeta. Oh, forse il personaggio più potente fino a quel momento, chiaramente, dell'intero mondo di Dragon Ball, proprio a livello storico. Ecco, arriva Trunks dal futuro per chiedere aiuto, si trova in una condizione complicata, Zamasu poi fa la fusione, Black Goku, di tutto succede. Oh, lui riesce comunque sia a sconfiggerlo, proprio testa a testa, serrato, palesemente più forte di Goku a quel tempo. Chiaramente, se l'ho citato prima, non potevo dirlo, effettivamente Black Goku è più forte di Goku, molto più potente. Diciamo che tra l'altro ha anche un misto di razza, perché sapete benissimo come è stato acquisito il corpo di Goku per trasformarsi in Black Goku, eh. Cioè, in parte è palesemente un Saiyan, in altra parte è uno Shinjin, cioè della razza dei Kai, quindi insomma abbiamo una fusione di razze, cioè un misto, un mezzo sangue veramente di livello incredibile. E poiché comunque sa usare buonissima parte delle abilità di Goku, lo fa salire su un gradino più elevato e anche già delle abilità personali speciali particolari, tipo quella del clone, quindi è bello forte, fin troppo, perché non riescono nessuno effettivamente a battere, no, vi ricordate, l'ho detto prima, arriva Trunks dal futuro per salvare Vegeta e Goku. Parlavo prima degli dei della distruzione e non posso non citare Ciampa, che è il fratello di Bills, la versione opposta. Bills è magro, e nervosetto e scattante, Ciampa è un cicciolone simpatico. Effettivamente, se non fosse per il grasso, probabilmente sarebbero esattamente allo stesso livello. In questo caso forse Ciampa è leggermente meno forte di Bills, ma proprio penso di un'anticchia così piccola che neanche si va a percepire, però effettivamente è così. Poiché è forte quasi quanto Bills, è sicuramente più forte di Goku anche Ciampa. Però chiaramente ve l'ho detto anche prima, quando parlo degli dei della distruzione degli angeli ne citerò pochi, che sono quelli più vicini a quello che voglio io, che poi siano i contatti con Goku. Ah, comunque sappiamo effettivamente che il livello di potenza si quasi equivale a Bills, ma praticamente siamo lì, perché quando c'è stato il combattimento, quello fra gli dei, proprio voluto da Zeno, e il loro combattimento era lì. Se cito Ciampa, non posso non citare Vados, la sorella maggiore di Whis. Lei è anche più forte di Whis, molto probabilmente. Di conseguenza, io fatico anche un pochino a concepire il livello che dovrà raggiungere Goku se dovesse mai combattere contro questi esseri, che sono praticamente al di fuori di qualsiasi scala. Perlomeno nella mia piccola testa non riesco a raggiungere una scala così grande. Perciò Whis è fortissimo, Vados sta ancora più in alto. Vados è effettivamente l'angelo che controlla l'universo 6, insieme proprio l'angelo del dio distruttore dell'universo 6 di Ciampa. Sta là
è talmente forte che può annichilire Ciampa con un colpo, quando lo doveva fare un attimino placare, quindi l'ha toccato così, pa, la tocca piano Vados, Ciampa è seccato, quindi seccato, insomma, svenuto, figuriamoci che livello potrebbe raggiungere. Tra l'altro sposta le super sfere del drago attraverso lo spazio senza troppi problemi. Ecco, io non so se ti ricordi quanto sono grandi le super sfere del drago, e facciamo le dovute proporzioni con Vados. Sopra tutti gli angeli, non posso non citarlo, c'è il Gran Sacerdote. Quindi se gli angeli stanno sopra Goku di tanto, il Gran Sacerdote sta sopra praticamente quasi a tutto, e non sappiamo effettivamente quanto sopra Zeno, ma insomma, il Gran Sacerdote sta là, è il padre di tutti gli angeli. Quindi è talmente imperturbabile che quando gli universi vengono distrutti per varie ragioni da parte di Zeno, a lui non cambia assolutamente nulla, ma in generale proprio agli angeli non cambia nulla, eh. Però insomma, lui sta proprio là, fa quello che deve, il suo lavoro, è il consigliere di Zeno e forse anche l'essere più potente nel mondo di Dragon Ball Super? Non lo sappiamo. Stiamo arrivando in cima e non posso non citare l'incredibile, potentissimo, soprattutto Zeno. Fa scomparire universi con proprio un gesto, un pensiero. Quindi, tra l'altro Goku e Zeno sono amici, quindi non vedo perché dovrebbero picchiarsi, però a livello di potenza di Zeno è adesso, ad ora, quello che abbiamo visto noi, è ben più che divino, è qualcosa di omnipotente, po' tutto Zeno. Non ci sarebbe sfida, non ci sarebbe sfida neanche con gli angeli, che sono veramente esseri potenti, non lo sappiamo col Gran Sacerdote, non sappiamo se sta facendo qualcosa, però Zeno in questo momento è effettivamente l'essere più potente in assoluto del mondo di Dragon Ball. Abbiamo quasi terminato questa incredibile classifica. Ce ne sono un botto di personaggi più potenti di Goku, poraccio. Cioè, praticamente dovrebbe essere il protagonista, ma pia pizza a destra e a sinistra. Lo sappiamo dai primi numeri, tra l'altro, del manga originale, ma Arale è più forte di Goku. Lo era all'epoca e lo è adesso. Gli tiene testa facilmente nell'incontro che hanno avuto recentemente, diciamo così, tra virgolette, e voleva pure combattere ancora, nel senso, non sarà stancata. Ha un'energia, conosce Arale, vero? Arale Norimaki, te la ricordi? Sì. Se non l'hai vista, se l'hai vista solo qua, perché per la prima, stai vedendo Dragon Ball per la prima volta e stai guardando Super, ti consiglio di guardare il vecchio originale Dragon Ball, lì appare e fa vedere, lì rimani tutti così. È un bel crossover divertente. Ecco, qua anche è fortissima. Qui c'è lo zampino di Toriyama, perché è un personaggio molto particolare e anche molto divertente, però palesemente, lo abbiamo visto dati alla mano, dà una pista a Goku. Quindi Arale sta sopra di Goku. E va bene, lo sapete benissimo quale sto per dire, ma non è l'ultimo perché è il migliore, probabilmente sì, però va bene, non lo dico. Ce ne sono tanti altri, una marea di personaggi più forti di Goku, tra cui, se faccio un esempio stupidino, i servitori di Zeno sono palesemente più forti, cioè tutti quanti gli dei della distruzione si mettono lì e se ne pregano, scusate, quindi figuriamoci. Ma parliamo di Jiren, un personaggio controverso, perché effettivamente è buono, ed è effettivamente così forte che non si capisce qual è il suo limite. Ma perché è così forte? Non ce l'ha spiegato nessuno, non lo sappiamo, non possiamo che non metterlo in classifica. Ah, raga, è Jiren, cioè è veramente troppo potente. Speriamo di scoprire qualcosa di più sul suo passato con l'andare avanti della serie. Per ora non abbiamo trovato delle soluzioni, e ultimamente ha anche preso a schiaffoni Vegeta mettendolo al suo posto. Quindi, menzione speciale. Qual è effettivamente il personaggio veramente più forte di tutti? Non l'ho detto. È Kiki. Vabbè, a parte questo ingresso così poco serio, Kiki risulta l'unico personaggio del mondo di Dragon Ball, dallo Z in poi, a effettivamente lasciare dei marchi fisici su Goku quando si arrabbia e lo colpisce, tipo lividi o, capito, segni di combattimento. Quando lo colpisce, Goku non può reagire perché la moglie è più potente di tutto. Questa è una lezione di vita, sappiatelo, ricordatevelo sempre. Ebbene, Kiki è al primo posto, sopra Jiren probabilmente, anche sopra il Grande Sacerdote. Oh, che roba! Federico ti saluta, stay nerd e al prossimo video!